39esima edizione, torneo notturno di calcio di Polpenazze, finalissima, come al solito sempre su Spans. Valerio Orioli è il presidente, è il segretario, insomma è un po' colui che da 40 anni praticamente segue questo torneo. Ancora una volta successo enorme. Chi ha vinto? 39 anni, ha vinto la FOB Carrozzeria Brescia, Tabaccheria Angelo Corso Garibaldi Brescia, che ha battuto per 4-2 l'Aerodinamica Marchesini Bresciana Fondazioni. Bella partita, equilibrata, e la FOP ha vinto tutte le partite del torneo, 10 partite, tutte e 10 partite vinte, e penso che si sia meritata questa edizione. Credo che sia la prima volta che una partita vince, cioè che una squadra vince tutte le partite. Ma statisticamente non teniamo questo tipo di statistica, sarebbe un po' difficile andare a ripercorrere 39 anni, ma sicuramente è un risultato importante. Colgo l'occasione per dire che la 39esima edizione, secondo Memorial Cavaliere Attilio Camozzi, che non finiremo mai di ricordare per la sua generosità e il suo attaccamento alla nostra Unione Sportiva Polpenazze, 20 anni di presidente diretto e 20 anni di presidente onorario. Questa sera c'era la famiglia, come nella scorsa edizione, al palco delle premiazioni, come c'è stata del resto anche nella serata inaugurale. Ma un altro grande grazie a tutti i volontari dell'Unione Sportiva. Quest'anno è stato un anno che il tempo ci ha premiato, ma c'è stato tanto lavoro, e questi ragazzi, giovani, meno giovani, le signore, le ragazze, i ragazzi, sono stati veramente incommiabili per il lavoro e l'impegno che hanno messo per questa edizione. Da domani si inizia a preparare il 40esimo. Sì, l'anno prossimo è il 40esimo, non da domani, magari facciamo una pausa e incontreremo tutte le assemblee dei soci, comunicheremo i nostri risultati e poi naturalmente inizieremo a pianificare il 40esimo.